Rassegna stampa di oggi, 24 aprile 2018. Cari amici, questa è la seconda edizione. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RSeti Saiuz e Pianeta Oggi TV. Governo Martina, dopo l'incontro con Fico, dice se il Movimento 5 Stelle chiude con la Lega è novità. Percorso PD sarà discusso in direzione. Presidente della Camera, iniziati i colloqui con le forze politiche, come chiesto dal Presidente della Repubblica. I democratici si sono presentati con una delegazione allargata. Il finanziere Bolloré fermato per corruzione in Francia, comprò leader africani in cambio di concessioni portuali. L'accusa, secondo Le Monde, è corruzione di funzionari pubblici stranieri. Arrestati il direttore generale del gruppo Gilles Alix e Jean-Philippe Dorin, a capo della divisione internazionale Havas. Il miliardario bretone sta giocando una battaglia cruciale con il fondo americano Elliott per la conquista di TIM ed è protagonista di un contenzioso con la Mediaset dei Berlusconi. Lidia Macchi, condannata all'ergastolo Stefano Bindax, compagno di licea, arrestato 29 anni dopo l'omicidio. Il sostituto PG Gemma Gualdi per Binda aveva chiesto l'ergastolo per omicidio volontario, aggravato dalla crudeltà e da motivi abietti e futili. Le indagini sulla morte della giovane erano state riaperte dal sostituto procuratore generale di Milano, Carmen Manfredda, nel giugno del 2015 e culminate con l'arresto dell'uomo il 15 gennaio 2016. 25 aprile, il corteo fatelo sul marciapiede, che non c'è, dicono. Sindaco all'Ampi dice vigili a riposo, è festa anche per loro, no? La lettera è firmata dalla responsabile del settore sicurezza dei vigili urbani e dice che il corteo dovrà svolgersi in pieno rispetto sia della sicurezza della circolazione stradale in generale, sia del corteo stesso in particolare, il quale dovrà snodarsi presso percorsi protetti, ovvero al di fuori della sede stradale, più precisamente sui marciapiedi. Succede a Corbetta, in provincia di Milano, dove ANPI e amministrazione comunale organizzano per il secondo anno consecutivo due manifestazioni distinte in occasione del 25 aprile, una sfilata con commemorazione il primo, una risultata in una tenso struttura la seconda. Egregio signor Sindaco di Corbetta, è una questione di sicurezza stradale, i vigili urbani non è che devono stare per forza a casa, lavorano tanta gente il 25 di aprile, lavoreranno anche i suoi vigili urbani, quindi mi faccia la cortesia, non dica stronzate. Bene, Giulio Regeni, Martina fa visita alla tomba e si fa fotografare, la mamma Paolo dice fatto gravissimo, il portavoce di Amnesty International Italia, Riccardo Nouri dice in visita privata col fotografo al seguito, un altro sciacallo, i cui due giovani governi non hanno fatto nulla per avere verità per Giulio Regeni. L'episodio è avvenuto a meno di una settimana dalle elezioni in Friuli, Venezia Giulia. Anche questo ci doveva capitare. Cari amici, con questo è tutto. Vi diamo appuntamento alla prossima rassegna stampa. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RSeti Saiuz e Pianeta Oggi TV. Buon proseguimento con la programmazione.